L'obiettivo di tanti socialisti italiani è quello di avviare, dopo le elezioni regionali, la riunificazione della comunità socialista a livello nazionale e locale, con l'impegno di riproporre ai prossimi appuntamenti elettorali una lista di area socialista, mossi dall'esigenza di sensibilizzare la comunità socialista ligure per un voto utile ed evitare una deriva democratica, ed invitano gli elettori a votare i candidati socialisti nelle varie liste e a non votare la candidata presidente Paita. L'appello è rivolto a tutti gli elettori liguri per utilizzare concretamente il duplice potere di elettorato attivo, costitutivo del voto disgiunto, un voto per un consigliere regionale, un voto per un candidato presidente della regione. Così invitano i liguri a non votare la candidata presidente Paita per molte ragioni, prima fra tutte per come ha gestito il suo assessorato regionale dal 2010 al 2015, ad iniziare dall'ultima alluvione per la quale dovrà rispondere alla giustizia tra gli altri del reato di disastro colposo, o per come ha condotto le primarie molto contestate. Il Partito Socialista tiene in ballo anche il vecchio sistema di potere che chiama i sindaci e primaria raccolta e che si fa forte del sostegno del palazzo. Un sistema che dopo lunghi anni di governo ha portato la Liguria al fango delle spese pazze dei politici, invece che allo sviluppo anche solo di minima parte delle grandi potenzialità della Liguria.